questo è un progetto veramente a chilometro zero. Barbara un anno fa ci ha presentato questo progetto AICO e questa ventata di entusiasmo ha coinvolto tutti noi. Ma tu stai parlando del mio sogno? Ma questa è una cosa che sono anni che io sto aspettando questo momento. I borghi sono una ricchezza straordinaria del nostro paese. Sono tradizione e futuro. Sono così belli che vanno a ruba sui mercati internazionali. Continuiamo a svenderli, senza renderci conto che perdiamo risorse eccezionali per creare economia, posti di lavoro e cultura. La ristrutturazione degli antichi edifici è troppo onerosa per chi vive nei borghi. Non rimane altro rimedio che abbandonare le abitazioni o venderle. La Fondazione AICO sostiene il rilancio dei borghi d'Italia, valorizzandoli ai fini turistici e favorendo lo sviluppo della microimpresa locale. Il progetto pilota della Fondazione AICO rilancia il tessuto economico e sociale di Pennadomo, un piccolo borgo dell'entroterra abruzzese. Pennadomo ha un grande potenziale in termini di turismo, soprattutto se si considera la sua centralità rispetto a mare, laghi, collina e montagna. Il borgo è facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Pescara. Sarà dotato di una rete di servizi turistici di qualità per garantire agli ospiti una vacanza confortevole ed emozionante alla scoperta delle tradizioni locali. A Pennadomo il turista consuma soltanto prodotti provenienti dal territorio regionale, contribuendo a promuovere l'eccellenza di piccole realtà enogastronomiche e artigianali. Il progetto pilota Pennadomo prevede lo sviluppo di 60 microimprese locali che si muovono sul mercato come un'unica grande impresa. Un progetto che si estende a macchia d'olio, con uno straordinario impatto sulla ripresa economica territoriale. I partecipanti al progetto pilota AICO vengono professionalmente preparati e affiancati da esperti di turismo internazionale. Le microimprese AICO fanno sistema per assicurare una gestione efficiente e coordinata dell'offerta turistica. Pennadomo è il primo borgo d'Italia ad offrire un soggiorno tutto compreso in un borgo antico interamente gestito dalla popolazione locale. Io sono Veronica e ho fatto la scelta di vivere a Pennadomo, in questo bellissimo paese, per avere una migliore qualità della vita. E insieme ad altri 15 persone abbiamo l'obiettivo di creare un albergo diffuso. Sono 56 camere che mettiamo a disposizione. Siamo tutti amanti di questo borgo. C'è Dora, c'è anche Antonella e siamo disposti a tutto, a portare pietre, ad aiutare i muratori e soprattutto, ecco, rendere possibile questo sogno, non solo quello di poter lavorare, quindi dare opportunità di lavoro, ma soprattutto di far vivere ancora questo borgo a lungo e per molti anni. Ma naturalmente per fare questo abbiamo bisogno di un vostro aiuto e di una donazione per la Fondazione AICO. Io sono Lorenzo, lui è... Io mi chiamo Daniele, siamo ragazzi di Pennadomo. E vorremmo aprire un ristorante nel nostro paese. Questo sarà, forse, speriamo, sarà il nostro edificio, dove collocheremo il nostro ristorante. Ho studiato alla scuola di Villa Santa Maria, ho fatto il corso di cuoco per 5 anni. Io, diciamo, do una mano a lui, perché io di cucina mi arrangio, ecco. Non... Salve a tutti, mi chiamo Tino D'Agostino, ho 27 anni, vivo a Pennadomo da sempre praticamente. Da qualche mese è entrato a far parte della nostra vita un sogno di aprire un piccolo negozio solamente di prodotti tipici abruzzesi. E questo sarebbe il nostro locale, quello con la scritta Vendesi. L'unico problema che abbiamo noi è che a livello economico non è che campiamo alla grande, quindi abbiamo bisogno di un aiuto. Chiunque volesse, noi accettiamo tutto, quasi dice Sant'Antonio accette tutto. Quindi
Sarebbe bello che qualsiasi persona, chiunque voglia partecipare, ci aiutasse con una propria donazione. Questo frantoio apparteneva al mio bisnonno e io insieme alla mia famiglia vorremmo riportarlo in vita. È una piccola impresa a gestione familiare e ne saremmo veramente orgogliosi. Qui faremo una piccola degustazione con dei tavolini. I tavolini li metteremo lungo questo spiazzale e con la degustazione dell'olio. Questo edificio è in stato di abbandono da molto tempo. È molto importante recuperare questo edificio perché noi abbiamo la possibilità di offrire degli spettacoli, manifestazioni e corsi di formazione. E quindi i ragazzi, invece di passare in maniera monotona in un bar e giocare a carte, potrebbe avere un'esperienza culturale che dalle nostre parti magari non ce ne sono. Bisogna andare nelle grandi città per poter avere una cosa del genere. Invece, vissuto in un paesaggio così naturale, penso che abbia una importanza maggiore, perché a musica e cultura ci mettiamo anche la natura. Per sostenere il progetto Pennadomo abbiamo creato l'Ico Number One, una moneta gioiello in argento e oro che può essere ordinata online. I ricavi saranno interamente destinati alla realizzazione del progetto. Disegnata da Valentina Di Campli San Vito, una giovane artista abruzzese, l'Ico Number One è una moneta che volendo potrai spendere all'interno del borgo. Sulla moneta, l'immagine di Pennadomo, come tanti borghi d'Italia, sembra un vero e proprio presepe. Siamo diversi artigiani che stiamo lavorando sulla costruzione di questa moneta, la moneta Ico, impatto chilometro zero. È un'opportunità per noi artigiani abruzzesi di poter contare un'iniziativa che arriva in un momento opportuno, visto lo stallo economico. Si è messo in moto tutta una serie di soggetti che sono coinvolti nel progetto, attraverso i quali ci sono sinergie. Pensate che noi solitamente usiamo prodotti cinesi per riscatolare il gioiello. La cosa incredibile è che tutta la comunità di Pennadomo si è attivata alla ricerca di sacchi, di juta, di canapa per il confezionamento della moneta. Un confezionamento che io ho già visto e è eccezionale. Sono trovato, guarda! Ah, oh, wow. Questi sono perfetti per farci sacchettini per la moneta. Lo mandiamo per tutto il mondo. Guarda, ecco, vedi, questi sono pure le tele. Erano proprio della tela che si faceva una volta. Questi servivano quando io sia la Trebbi si mette l'ugrane e si caricava con la sella l'asino. Allora, questa è una delle cantine dove ho trovato questi sacchi. Barbara mi ha chiesto se avevo voglia di prendere la responsabilità di questo incarico e io ho accettato. È un progetto che appassiona. Nel momento in cui io trovo i sacchi, li porto alla signora Elisa, sì, che ci prepara dei piccoli sacchetti molto carini per metterci dentro la nostra moneta, l'Ico Number One. Sì, io sto cominciando a farli. Provo. Uno mi viene un modo, uno di un altro, perché non è che sono bravissima. Cercherò di farli meglio, il più meglio possibile, belli. Prima lo lavo, poi lo taglio tutte strisce e strisce, lo devo cucire alla macchina, faccio dei sacchettini e viene legato con un filo sempre dello stesso sacco che ci si può mettere questa moneta dentro. Lo faccio con tanto amore proprio, guarda. Per me è importantissima questa cosa, per il paese, per tutto, guarda. Lo faccio con tanto amore, anche se ho una certa età, però sono soddisfatta, guarda, perché ho i nipoti, ho i figli e mi fa tanto piacere di questo progetto che rimane qui a Pennadomo, diventa un paese importante col turismo. Auro che sta Barbara riesce veramente questo grande progetto che sta facendo. Non tutti forse lo sanno che cosa sta facendo. È una cosa spettacolare come progetto. Io auguro che va avanti, auguro tanto. Io sono contentissima
Adesso andiamo a vedere il lavoretto che sto facendo. E io vado avanti. E a qualsiasi costo, notte, giorno, voglio lavorare e voglio andare avanti. Per dare questa grande soddisfazione a tutto il paese e di questa cosa bellissima che si sta facendo. Cucendo questi sacchetti ci si riunisce in tante persone, allora si cerca di stare più insieme, si lavora molto di più, cioè ci si rimane più uniti, è una cosa molto bella. Questo è il primo sacchettino in pratica che è stato confezionato, è la prova, è stata la prova, sacchettino prova. Abbiamo visto che è carino, magari si è pensato di fare un ricamino, ma richiedono un bel po' di tempo. Ecco, è qui che noi faremo il nostro laboratorio per lavorare. Metteremo i tavolini qua, le macchine. Qua saremo tanta gente perché è abbastanza grande. Come vedete le case sono proprio da ristrutturare, hanno bisogno di tanti lavori. Purtroppo però ristrutturare il paese e permettere di realizzare questo progetto richiede moltissimi soldi. Abbiamo bisogno di vedere gente, di vedere vita in questo paese, di farlo vivere e per molto molto tempo, perché siamo in pochissimi e molti sono anche anziani, quindi fra pochi anni penso che rimarremo veramente in pochissimi. E solo grazie al vostro aiuto, ai vostri contributi, a una donazione alla Fondazione AICO possiamo realizzare questo sogno e anche il sogno di lavorare comunque, perché sarebbe l'unica opportunità che possiamo avere in questo paese.